È stata celebrata nella serata di mercoledì 29 gennaio la prima tappa del 2014 del tour dell'associazione Verace Pizza Napoletana, realtà che ha da poco festeggiato il trentennale della fondazione e che nel tempo ha visto la realizzazione di numerose iniziative e il consolidamento di un'attività ricca di entusiasmo e passione che ha coinvolto letteralmente tutto il mondo, dall'America al Giappone. La prima tappa del tour, denominata Pizza, Amore e Fantasia, si è tenuta presso la pizzeria da Attilio alla Pignasecca a Napoli, alla presenza di molte persone che hanno potuto assaggiare quattro nuove pizze. La serata, presentata dalla giornalista Laura Gambacorta, ha visto la partecipazione dei maestri pizzaioli Attilio Bacchetti e Corrado Scaglione, intervenuti ai nostri microfoni. Ci troviamo qui alla pizzeria d'Attilio, con Attilio in persona, Attilio Bacchetti, che ha questa serata in cui riscopriamo la pizza napoletana. In cosa consiste questa iniziativa e stasera quante saranno le pizze che proporrai? Allora, stasera saranno quattro pizze in degustazione con un antipasto di bacetto fatto con rucola, provola e ricotta, e le quattro pizze in degustazione saranno una agli Appennini, fatta a forma di stella 8 punte con la ricotta. Al centro ci saranno le zucchine saltate in padella con pancetta, fior di latte e funghi porcini. La seconda pizza sarà una pizza di fantasia del collega Corrado Scaglione, che farà una pizza con pomodorini del Pennolo, mozzarella di bufala campana, lardo di colonnato e delle cipolle ramate che verranno saltate in padella, fritte, sono un po' in modo particolare. Poi ci sarà la terza pizza, che sarà fatta con zucca, conciato romano, provola e gherigli di noce. E poi in ultimo ci sarà una quarta pizza che farà con uova, pomodorini gialli, tartufo, quindi una bella pizza complessa, è abbinata con i vini russo dell'azienda di Avellino. E poi per finire avremo un dolce, una cassata fatta al forno, che faccio sempre io, con un abbinamento, un passito, perché per il dolce va bene, per questo tipo di dolce va bene il passito. Che dire, un elenco che da solo fa venire l'acquolina in bocca. E allora non ci resta che sederci a tavola e lasciarti al lavoro, ma prima voglio chiederti cosa significa essere pizzaiolo qui a Napoli, proporre queste cose qui a Napoli. No, io riscopro che molte persone sono contente di, anzi colgo l'occasione per dire che sono molto contento che comunque anche giocando il Napoli abbiamo la possibilità di vedere tante persone che mi seguono e amano la pizza, anche una pizza nuova e innovativa. Perfetto, allora Attilio, buon lavoro, a noi non resta che scoprire queste quattro pizze, grazie. Ai nostri microfoni Corrado Scaglione, fiduciario dell'associazione Verace Pizza Napoletana. Cosa si prova a lavorare con un pizzaiolo napoletano? Beh, è una grande emozione per me, perché da lombardo, estrazione comunque anche del sud, ma pur sempre lombardo, ovviamente è un piacere oltre che un onore, ed è sempre un momento per poter imparare qualcosa. Però d'altronde è anche il nostro lavoro e dobbiamo farlo come professionisti, questo è il massimo. La pizza cosa rappresenta? Sei consapevole che insomma Napoli è il piatto, oltre a rappresentare un piatto tipico, è parte integrante, ecco, della nostra cultura? Soprattutto è frutto della tradizione di un popolo, cosa che ho imparato ad apprezzare e usare, anche perché in questo caso per me è vita, visto che la pizza è l'elemento principale, l'elemento traino del mio ristorante e mi sta facendo vivere. Questo comunque è una grandissima soddisfazione ed è diventata un'enorme passione, perché comunque anche con l'associazione io vivo. Prima, intervistando Attilio, abbiamo appreso che stasera ci proporrai una pizza, ce ne puoi parlare meglio? Allora, la mia pizza in particolare, perché poi ne proporrà una anche il mio aiutante, che è Luca Maggioni, sì.
è basata su un frutto di sensazione, infatti l'ho voluta chiamare proprio così, appunto perché è un'escalation di gusti creati dal piennolo, che è un frutto del territorio campano. Poi ho voluto salire verso nord toccando il lardo di Arnad e usando le cipolle di Tropea fritte, dunque tornando di nuovo a sud, e questa pizza andremo a concluderla con delle foglioline di pomodoro di basilico messe all'ultimo momento. Infatti questa altalenanza io ho voluto chiamarla sensazioni, perché oltre ad essere una pizza molto saporita riprende un po' il territorio italiano. Ecco, è un'iperbole di emozioni che, in cui tu insomma ti vedi. Sì, assolutamente sì, ma mi ha anche divertito molto, perché andare a cercare queste eccellenze del nostro territorio è la base di tutto questo. Cioè, io poi nasco cuoco e mi trasformo col tempo per passione pizzaiolo, e ho voluto mettere insieme le esperienze che ho fatto in cucina su una pizza.